Mi sono sempre chiesto, ma se 12 eschimesi vanno tutti vicino, formano un eschimano? Benvenuti al primissimo episodio di Panda vuole i suoi soldi, una serie che ho creato io basandomi ad una serie di uno youtuber americano che si chiama Goofy Wants His Money, ma l'ho fatto con il mio pupazzo. Ovviamente a dare la voce sarò io. Però comunque è una serie che ho creato io. Vi ricordo che uscirà un episodio di questa serie a settimana perché lo devo preparare meglio. E niente, spero che questa serie vi piacerà. Un episodio durerà circa 7-8 minuti e ogni giorno Panda cercherà di rubarmi i soldi perché sono i suoi. Ah, ciao. Come si accende questo coso? Ah, è già acceso. Bene, bene, bene. Allora, vediamo il database di questo coglione. Panda, ma che cazzo stai facendo? Io non sto facendo niente. Sto vedendo il tuo cellulare per chi mi piace. Ne sei sicuro? No, coglione! Voglio solo avere i tuoi soldi. Anzi, i miei soldi, perché tu me li hai rubati. Io cosa? Io non gliel'ho rubati i soldi! Sì, invece che me li hai rubati. Non è vero? Non è vero? E va bene, ammetto che li ho rubati. No! Ma sei pazzo, Panda! Sei un idiota! No! Tu sei un coglione! A volte. Episodio 1, la minaccia. Avanti! Dun 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 dun! Cazzo, seriamente? Ancora? Ma ci hai rotto i coglioni, Panda! Ho capito che tu vuoi i tuoi soldi, ma a me non me ne frega un cazzo! Vai a fare il bonifico in banca, ok? Mi sono stufato delle stronzate che dici. Ti giuro che se non mi dai i tuoi soldi immediatamente, io prendo questa pistola e te la punto in faccia. E mi dovrebbe far male, scusa? Ma è ovvio, ti dovrebbe far male, anche se non è vera. I colpi della Nerf fanno molto male. Molto, ma molto male. Vero, ne sono testimone. Perché ti sei addormentato? Soffro della paralisi del sonno. Mi addormento, ma sono comunque sveglio. Però ora ti ammazzo, coglione. Permettiti. Oh! Faccio, maledizione? Ah! Ecco qua. Salve spettatori del mockumentary. Vi piace questo genere di film o di serie TV? Ho rapito Giovanni e adesso gli farò un riscatto. Vieni, coglione! Ti uccido! Io voglio i miei soldi immediatamente! Non vuoi parlare? E allora ti faccio questo ricatto! Anzi, è una bella minaccia! Ora, se tu non mi dai i tuoi cazzo di soldi, anzi, i miei, dico tuoi, perché te li sei rubati da me! Allora, sai che faccio? Ti scasso il cellulare e non potrai fare più video. Intesi? Bene, dove sono i soldi? Aspetta, ti devo far parlare. Coglione, non lo so! Allora, è stato un imprevisto. Io non li volevo prendere, li ho trovati. Io avevo una stessa banconota di 20 euro, simile alla tua. Tutti i soldi sono uguali. L'ho trovata a terra perché anche io avevo perso una 20 euro. Quella 20 euro che avevi perso? Seriamente, l'hai scambiata per la tua? Ma sei un coglione, imbecille! Ma perché
perché, scusa? Cioè, l'ho ritrovata a terra. Poi tu mi hai detto non trovo più la mia 20 euro, ho pensato a dartela, ma me l'avevo già spesa per comprarmi un nuovo Zelda. Come può Zelda costare 20 euro? No, l'unità alle spese. Avevo altri 50 euro, ho fatto 70 euro. Ti ammazzo! No. Meno male che sei legato, così non puoi picchiarmi. Mi hai fatto male! Coglione! Perché mi stai aggredendo da 3 giorni? Non te l'ho rubati i soldi! Cioè, sì, ma non era volontario! Oh, coglione! Ma io offendere un panda! Ma che con pugno ti stendo! Io con un pugno ti stendo! Ora mi sto incazzando! Adesso rubi una 20 euro e me la restituisci! È chiaro? Ok, calma, adesso vado a prendere una 20 euro. Ma se ti azzardi a picchiarmi, io ti distruggo. Panda? Sì? Abbiamo un problema! Cioè, ho un problema! E che sarebbe, scusa? Non trovo la 20 euro! Sei fottuto! Oh no, basta! Schermo. Ti odio, ti odio. Ti distruggo il cellulare. Bene. Non si è rotto? Come cazzo è possibile? Sei fatto di lana, stronzo, imbecille. Sei fatto di lana, di cotone schifoso. Lasciami stare. E va bene, la minaccia non è servita a nulla, ma fidati che qualcosa ti turberà molto. Ci rivediamo. Detto, ci rivediamo pure a voi. Ehi, dove stai andando? A cazzo di cane. Ci rivediamo. Ok? Stavolta chiudo un occhio. Eh sì, l'occhio nero. No, no, va bene. La prossima volta farò qualcosa molto, ma molto più ingegnosa. Potrei spaccargli il controller. E faccio una bella partita a Fortnite. Come cazzo si gioca a questo gioco di merda?